Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Matteo Renzi, senatore Buonasera. Del Partito Democratico. Buonasera, bentornato Antonio Padellaro, Buonasera. Editorialista del Fatto Quotidiano. Di Maio ha detto che chi ha fatto il Jobs Act non va chiamato statista, ma assassino politico. Allora tra poco parola all'assassino. Iniziamo bene. Iniziamo bene. Pubblicità. Matteo Renzi, Di Maio ha detto che chi ha fatto il Jobs Act non va chiamato statista ma assassino politico, perché ha prodotto sostanzialmente solo precariato e disoccupazione. Vuole rispondere? Di Maio non sa di cosa si parla quando si parla di lavoro. Il Jobs Act può piacere o meno, ma ha prodotto 1 milione di posti di lavoro, di cui il 55% a tempo indeterminato. Però io riconosco al vicepresidente del Consiglio e ministro del lavoro il diritto di cambiare quella legge, se vuole. Ha vinto le elezioni, se vuole cambiare la cambia. Quello che mi sconvolge, mi stupisce, non è soltanto l'inciviltà del dibattito politico di dare dell'assassino a un avversario, ma è il fatto di utilizzare l'espressione assassino per parlare di riforma del mercato del lavoro. Forse Di Maio ignora che ci sono decine di persone, sindacalisti, economisti, consulenti, politici, che sono stati uccisi davvero, non a parole, in particolar modo dalle Brigate Rosse e dagli anarchico-insurrezionalisti. Ecco, io trovo che utilizzare l'espressione assassino politico dimostri che Di Maio non è minimamente degno di assolvere a quella funzione di disciplina ed onore che la Costituzione prevede per i nostri rappresentanti del governo. Nel merito difendo il Jobs Act, perché il Jobs Act ha permesso di avere da 22 a 23 milioni di posti di lavoro. E questo invito tutti a controllare le statistiche dell'Istat per dire che è la verità. Di Maio non la può negare. Senta, ma è sempre Di Maio insiste nel chiedere di portare il deficit al 2,8% come la Francia. Lei probabilmente sarà d'accordo, perché in campagna elettorale chiedeva, proponeva di fare il 2,9 per 5 anni. Io proponevo nel libro Avanti, che ho scritto lo scorso anno, di fare due operazioni. Di fare un una tantum di riduzione del debito dai 20 ai 40 miliardi di euro, operazione Capricorn, il che avrebbe consentito di andare in Europa a chiedere di cambiare le regole del fiscal compact. Per intendersi, il fiscal compact è quella cosa che in Italia ha portato l'attuale ministro degli esteri, Moavero Milanesi, è lui l'uomo che ha trattato per l'Italia ai tempi del governo Monti. Dunque, per me aveva un senso se si fosse ridotto il debito e se si fossero cambiate le regole in Europa. Mi sembra che in Europa noi non stiamo cambiando le regole, è una fuffa costante, si va in Europa a sventolare delle bandierine, e quindi penso che questa proposta di Di Maio sia una proposta buona più per prendere un like nelle dirette Facebook che non per la sostanza. Se lei mi domanda, è d'accordo nel dire riduciamo il debito di 40 miliardi di euro per avere un maggiore margine sul deficit? Sì. È quello che sta facendo il governo? No. Antonio Padellaro. No, buonasera senatore. Buonasera direttore. Lei dice Di Maio né onore né disciplina, fuffa, non sanno di... In questi mesi continuate a dire sono incompetenti, non sanno di che cosa parlano, eccetera, eccetera, eccetera. Mi spiega come avete fatto a farvi travolgere le elezioni da gente così? Cioè, è grave. Sa che questa domanda da lei, direttore, non me l'aspettavo. Tuttavia, la discussione sul PD intriga molto voi, qualche addetto ai lavori. A me in questo momento preoccupa molto più il Paese che il PD. Lilli Gruber fa una domanda che riguarda lo stipendio, il futuro dei suoi figli, dei suoi nipoti, come dei miei figli, ancora non ho nipoti, e parla cioè di questioni concrete che riguardano il Paese. Questo è un governo
che è in carica, pienamente legittimo, io non riparto dalle elezioni, che ha promesso di fare alcune cose. Di Maio ha detto, e il Fatto Quotidiano ne ha dato ampio risalto nei giorni precedenti le elezioni, abbiamo le coperture per fare il reddito di cittadinanza. Io le ho lette sul suo giornale, cioè ho letto l'elenco delle coperture. Oggi le coperture non ci sono. Di Maio ha detto il giorno dopo Genova, noi sistemeremo Genova. No. Oggi si sono persi il decreto. E finisco. E Di Maio dà agli altri dell'assassino. Allora, no, direttore, siete tutti favorevoli a questo meraviglioso governo, lasci fare anche a qualcuno il compito dell'opposizione. Un'idea se la sarà fatta sul perché tanti italiani invece votano il 5 Stelle. No, perché sembra che non è il senatore del PD, lei rappresenta il Partito Democratico, cioè io non voglio parlare del Partito Democratico. E so perfettamente che abbiamo perso le elezioni. Anche uno duro di Comprendogno, direttore, dopo 7 mesi si accorge che abbiamo perso le elezioni. Quello che si accorge anche uno duro di Comprendogno è che nel frattempo questi non stanno governando. Io sarò duro di Comprendogno, allora, ma non ho capito ancora voi in che modo reagite rispetto a questa accozzaglia di personaggi che non sanno cosa fare. Questa era la domanda. Quindi mi fa piacere che lei definisca accozzaglia queste persone. No, secondo la vostra definizione. No, per me sono il governo della Repubblica. Va bene. E io non ho mai dato, né quando ero in maggioranza, né quando sono all'opposizione, dell'assassino a un mio rivale politico. Dire assassino a un avversario, penso che lei sia d'accordo con me, non l'ho sentito dire. Sono d'accordo. Bene, non si usano espressioni non si usano, però adesso facciamo un passo avanti. Che cosa sta facendo questo governo? Governerà per quanto tempo? In teoria per altri 4 anni e mezzo, poi vedremo se reggerà. Secondo lei reggerà? Lo scopriremo solo vivendo. Qual è il compito dell'opposizione? Dice Padellaro, giustamente, anche riorganizzarsi, e qui ci sarà tutta la parte del congresso del PD e vedremo chi vincerà. Ma c'è una parte più importante, secondo me, oggi. Sì. E questa parte più importante è far sentire la voce dell'opposizione. In questa settimana è stata approvata la legge sui vaccini. Ora, io lo so che sui vaccini io sembro fissato, ma questo governo, che ha la maggioranza, i sondaggi lo descrivono col vento in poppa, il governo di Salvini e Di Maio è un governo che ha fatto una legge per posticipare l'obbligo della vaccinazione. Ecco, io sono orgoglioso di stare in minoranza. Se essere in minoranza vuol dire stare dalla parte della scienza, è molto interessante questo. Se gli italiani vogliono un governo... Io personalmente sono favorevolissimo ai vaccini, ma approfitto del privilegio di averla qui, non è che ho sempre queste occasioni per chiederle. Sarà la quarta o quinta volta, siamo quasi una coppia di fatto. Ultimamente non ci siamo visti. Lei dice, siamo qui per fare opposizione... ma continuate a perdere voti anche da opposizione secondo i sondaggi, quindi non la fate proprio benissimo, e quella accozzaglia tra virgolette continua a guadagnare. Lei che è un fine politico e ha esperienza, si sarà fatta una domanda del perché quelli aumentano e voi diminuite? Io giudico fisiologico che nei primi mesi dell'azione di governo vi sia quella che voi giornalisti chiamate la luna di miele. Però, siccome la domanda che lei si fa me la sono fatta anch'io, mi sono chiesto, è giusto o no far sentire alta e forte la voce dell'opposizione, anche se ci sembra quasi di andare controvento perché i sondaggi costantemente dipingono il governo giallo-verde molto forte? E dico sì, è giusto farla sentire. E le faccio un esempio banale. Diciamo che sarebbe il ruolo dell'opposizione stupido. Io ho sentito il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli, dire che sul ponte di Genova, ora non entro nel merito del decreto, se vorrà lo farà la Lilli Gruber più tardi, ma sul ponte di Genova, da ricostruire, non bisogna farci soltanto il ponte, ma far costruire un luogo che sia vivo per la comunità, dove ci si possa incontrare, mangiare insieme e far giocare i bambini. Ora, direttore, io capisco che i sondaggi li danno al 60%, ma a me viene da domandarsi, ma che è successo a Toninelli? Ma come fa uno a dire che su un ponte, che è un collegamento tra una strada e l'altra, ci si deve far giocare i bambini e far mangiare le persone? Allora, può darsi che io sia assolutamente contro, come si dice, fuori tempo. Dico che è una follia. Le frasi di Toninelli su Genova sono per me allucinanti. Sì, però adesso stiamo parlando di un'altra cosa. Lei dice, l'opposizione... Il PD fa sentire alta e forte la sua voce, ma il problema non è la voce,
e sono i contenuti dell'opposizione, cioè evidentemente i contenuti, gli argomenti che voi presentate con voce alta e forte non arrivano al popolo italiano. Allora, siamo accorti, posso, però faccio un altro esempio. Posso dire una cosa, Renzi? No, ma aspetti, perché questo merita ancora un capitolo a parte. Per fare un esempio concreto, la flat tax, Salvini ha detto a reti unificate che avrebbe fatto la flat tax, mi pare, al 15%, giusto? Anche da lei qui, in questo tavolo, lui ha detto prima delle elezioni faremo la flat tax al 15%. Dopodiché, l'altro giorno, in un'intervista con Enrico Mentana, en passant, ha detto lo so che la flat tax è difficile da fare, mi accontenterei se il prossimo anno la flat tax potesse entrare in funzione per 1 milione di persone. Perché faccio questo esempio? Perché in realtà ci sono adesso gli italiani divisi, quelli filo Salvini che dicono, beh, meglio 1 milione di persone che niente, ma nessuno sa, perché forse noi non siamo bravi a farlo sapere, che 1 milione di persone già oggi pagano la flat tax al 15% per effetto della legge 194 del 2014, la mia legge di bilancio, che all'articolo 1,54 prevede per 926.000 persone la flat tax al 15%. Allora Padellaro dice, ma come fate a non farvi sentire? Avete delle praterie davanti. Io sono qui in televisione, allora, con lei e con la Globo a dire, uno che ti racconta che fa la flat tax, poi la flat tax non la fa, e chiama flat tax una norma che abbiamo fatto noi, per me è una che sta prendendo in giro gli italiani. Io vi fermo entrambi, scusami, Antonio, no, però scusate un attimo, un po' di ordine, perché sul fatto che la voce dell'opposizione, la voce vostra sia forte, è una voce invece, ci sembra, noi giornalisti che cerchiamo di... Siamo qui per questo. Flebile, confusa e... non si capisce la linea, ma adesso ci arrivo subito. La flat tax è una bugia. Il ponte di Genova serve per le macchine. Certo, adesso lei ha parlato forte e chiaro. Di Maio che dice assassino si deve vergognare. Queste sono le frasi dell'opposizione. E questo è chiaro e lei lo dice forte e chiaro, così come mi risponderà forte e chiaro anche sulla questione della polemica innescata dai 5 Stelle contro le cosiddette tecnostrutture dei ministeri, siccome anche lei si era lamentato molto quando era Presidente del Consiglio, quindi non la scandalizza adesso questa turbolenza? No, per niente. Io su questo non sono per niente scandalizzato, perché quando vai a Palazzo Chigi, io ricordo nel mese di aprile, mese tra marzo e aprile, io sono stato una settimana chiuso a Palazzo Chigi, in jeans e maglietta peraltro, con i dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per controllare le coperture degli 80 euro. E c'era una discussione costante, accesa, molto rispettosa. Io poi avevo fatto il sindaco, venivo dall'esperienza di sindaco, maneggiare un bilancio pubblico più piccolo era stato il mio pane quotidiano per 5 anni. Mi sconvolge Casalino, questo sì, cioè non mi stupisce la polemica, ci può essere. E sarebbe il portavoce del Presidente del Consiglio Conte. Mi stupisce la modalità con la quale si minacciano via stampa... di, come è stato detto, di coltelli... Però anche il bravissimo Sensi mandava i messaggi per dire che bisognava bastonare Di Battista. No, scusi, sono una cosa diversa. Mi perdoni, questa è una cosa diversa. Sono delle gaffe. No, non c'è dubbio. Però nessuno, né Sensi, che era il portavoce di Gentiloni e mio, né altri portavoce, guardi, arrivo a dirle persino Bonaiuti, forse perché non ne aveva bisogno per un altro stile personale, o dica lei qualche altro portavoce, adesso non mi ricordo tutti i portavoce che ci sono stati, nessuno di questi è mai arrivato a fare quello che ha fatto Rocco Casalino in questo periodo. Dopodiché, questo mi colpisce che non ci sia da parte della stampa una reazione. Come? Paginate intere, io non ho visto... titoli di apertura. No, non sul Fatto Quotidiano. La Repubblica, che è il vostro giornale di riferimento, ha fatto 2-3 giorni di aperture, di commenti. Io trovo, e lei lo sa meglio di me, perché ha un'esperienza cinquantennale nel mondo del giornalismo, che definire... Non doveva ricordarlo. Vabbè, era un atto di rispetto. Dire che Repubblica è il mio giornale di riferimento, in particolar modo in questa fase, le scappa il sorriso anche a lei e la capisco. Però, diciamo così, la vicenda di Casalino ha fatto l'apertura su tutte le prime pagine dei giornali, tranne che sul Fatto Quotidiano. No, come? Il Travaglio c'è scritto l'editoriale. Non è stato questo. Lasci stare. Non leggo con attenzione guardi, il fatto. Va bene, sono pronto a parlare. Però devo dire una cosa. Scusi, Gruber. Chiudiamo qual è il problema sulla tema? Tecnostrutture? Una cosa è fare una naturale discussione e dire io voglio quella voce di bilancio, io non sono d'accordo su questo. Una cosa è perdersi i decreti. Questi si sono persi il decreto di Genova. Cioè, sono andati a Genova, hanno organizzato la Ola il giorno del funerale,
organizzando un funerale di Stato che sembrava una roba da curva sud. Hanno promesso che avrebbero revocato le concessioni, hanno promesso che avrebbero ricostruito il ponte attraverso alcune società pubbliche, hanno promesso che avrebbero restituito immediatamente tutto a tutti. Oggi, a distanza di 40 giorni, un decreto legge che teoricamente è stato approvato in Consiglio dei Ministri da 12 giorni, non c'è più. Tant'è che il presidente della regione Liguria, che è uno di Forza Italia, tendenza Salvini, siamo d'accordo perché Toti è uno di quelli di Forza Italia che vorrebbe l'accordo con Salvini, dice è bene che si fermino, che cancellino tutto e che ripartano da capo. Senta, senatore, lo dice Toti, però non mi faccia citare Toti. Scusi, non posso farle passare, credo, la battuta secondo cui ai funerali di Genova organizzati dal governo c'era la Ola, ma scusi senatore, ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? Sì. Era un momento di dolore per tutto il paese, c'era l'atmosfera che lei avrà visto sicuramente in televisione e adesso ci viene a dire che era tutto organizzato dal governo, ma no, le posso scusi, ma forse sta andando un po' oltre. Le ripeto testualmente quello che ho detto, siccome quel sentimento di emozione, mi lasci dire, di rabbia, perché non può succedere nel 2018 di morire in quel modo, accomuna lei, la Gruber, me e tutti gli italiani normali e per bene che ci sono in questo paese, cioè il 99,9%, siamo tutti d'accordo su quello. Io dico che la modalità con le quali è stato costruito, a partire dall'SMS del portavoce del Presidente del Consiglio alle 11.10, il racconto del funerale di Genova, e lei sa a cosa mi riferisco, vale a dire agli SMS di Casalino, ai direttori di giornali in quel momento, è il racconto di un funerale che smette di essere un funerale, ma diventa... Quindi quelli che erano là le indicazioni di Casalino. Padellaro, sto parlando dei giornali. No, scusi, mi faccia sia cortese, stiamo discutendo civilmente, mi faccia la cortesia di far finire il ragionamento. Ci sta dando una notizia. La notizia che le sto dando è che nei minuti successivi all'inizio del funerale, quando ancora non si era alla prima lettura o al salmo responsoriale, tutti i direttori di giornali sono stati raggiunti dall'SMS del portavoce del Presidente del Consiglio, ingegner Rocco Casalino, che diceva di sottolineare i fischi al PD, vale a dire a Pinotti e Martina, e gli applausi, le standing ovation a Salvini e Di Maio. Ma sono due cose diverse. Bene, io sto dicendo che questo modo di concepire il giornalismo ripugna. È importantissimo. Mi faccia finire questo. Il secondo punto. Il secondo punto è, basta con le polemiche, la seguo. No polemiche. C'è un dolore profondo nel paese per Genova. Cosa ha detto il governo il giorno dopo Genova? È colpa di chi ha firmato la concessione per autostrade. Poi ha cambiato idea. È colpa di chi ha preso i soldi di autostrade. Poi ha cambiato idea. È colpa dei governi precedenti. Alla fine, oggi è notizia di adesso, noi non sappiamo il decreto per Genova che dovrebbe spiegare chi deve ricostruire quel maledetto ponte, non sappiamo chi lo farà. E anche perché c'è un problema di copertura. Scusi, ma voi... Scusi, è un cialtrone. Colui il quale strumentalizza un dolore vero, reale, certo non costruito... Ma stia attento che, dicendo che la folla che stava lì seguiva le indicazioni di Casalino... Guardi che magari seguisse la folla le indicazioni di Casalino. Guardi, il problema è che le indicazioni di Casalino le seguono alcuni direttori di giornali. Ma lasci perdere i giornali, io sto parlando della folla, una cosa diversa. Gliel'ho già detto. Avete chiarito. Che fine ha fatto questo decreto? Perché la revoca di autostrade non ne parla con nessuno? A proposito di Genova, voglio chiedere, uno, se il suo Partito Democratico ha mai avuto finanziamenti dalla società Autostrade? No, mai. Né il Partito Democratico né il sottoscritto per iniziative stile la Leopolda. Mai avuto niente di tutto questo. Anzi, guardi, mi permetta, io ho aspettato stasera... Neanche la sua fondazione niente? No, assolutamente no. Autostrade ha dato 150.000 euro alla Lega Nord, il voto per le concessioni autostradali non è stato fatto dal mio governo, ma è stato fatto nel 2008 da un governo guidato da Silvio Berlusconi, un governo che ha messo la fiducia su un decreto legge e per puro caso quel giorno in Parlamento c'era anche un noto assenteista che si chiama Matteo Salvini, lui dirà di non essere assenteista per cui non vorrei offendere il nostro ministro dell'interno, diciamo uno non particolarmente presente nelle aule parlamentari come Matteo Salvini, che ha votato a favore delle concessioni, mentre il PD ha votato contro. Però approfitto di voi, se mi ha consentito, in 10 secondi, siccome noi siamo pieni di bugie, di fake news, di propaganda, per esempio quella che io avrei preso soldi da autostrade o che io avrei fatto di notte la concessione autostradale, in questo momento io
pubblico sul mio sito adesso, sul www.matteorenzi.it e sulle pagine social, l'elenco di 20 bugie, di 20 balle, di 20 bufale che hanno riguardato me, dal Rolex alle questioni dell'aereo di Stato, sì, alla casa, a tutto il resto, le pubblico perché mi sono stufato, sì, di un dibattito pubblico di questo genere. La Lega ha preso i soldi da Autostrade, il PD no. Allora, pacatamente, lei non crede che la società Autostrade abbia lucrato un po' troppo sui pedaggi autostradali e che questi soldi non siano stati investiti come era dovuto nella manutenzione di quelle opere? Cioè, l'autorità Autostrade ha approfittato di una rendita di posizione eccessiva? Padellaro, le rispondo. Autostrade ha fatto... No, però questo è un punto importante perché voglio essere molto serio. Autostrade ha fatto quello che quel decreto le permetteva di fare. Io ero contro quel decreto, mentre il governo di allora, il governo Berlusconi-Salvini, votò a favore del governo, della concessione. Non potevate modificarla. Quindi, aspetta, quando lei era il governo? No, perché non lo puoi modificare un decreto che scade nel 2038. Non lo puoi fare, è la BC. Questa però, mi scusi, è la differenza tra il bar dello sport e il governo della Repubblica. E cerco di spiegarmi. La reazione di Conte, Di Maio e Toninelli, oltre che di Salvini, è la reazione da persone che si trovano al bar dello sport. Mi spiego. Io guardo la televisione, vedo le immagini del ponte e cosa penso? Come lei. Dico, ma che cavolo? Ma quelli che dovevano controllare, perché non hanno controllato? Ma quindi è sbagliato provare a revocare la concessione alla società autostrade come vuole fare questo governo? Sono due domande identiche, le do subito la risposta. Io, cittadino, col telecomando, come tutti quelli che stanno vedendo da casa adesso, dicono, ma porca miseria, ma perché non fanno qualcosa? Se tu sei al governo, non al bar dello sport, non nel divano di casa, non puoi reagire così. Devi guardare le leggi, devi controllare i documenti, devi capire se ci sono delle penali. Allora le rispondo, è chiaro che se ci sono le condizioni per far pagare i responsabili in modo forte e determinato, io sono il primo a mettere la firma. Ma il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Vicepresidente del Consiglio, il Ministro delle Infrastrutture, non possono dire faremo e poi non riescono a farlo perché sennò c'è da pagare una penale da 30 miliardi. Però lei non può dire che un governo non può cambiare un decreto. Se c'è un decreto sbagliato, un governo va in Parlamento e fa un altro decreto. Lei è stato al governo, poteva farlo. Qui non si parlava di un decreto però adesso. Mi scusi, sta dicendo una castroneria, lo dico con affetto. Il decreto non era semplicemente un decreto, se lei fa il decreto legge su il Jobs Act, Di Maio può andare a cambiarlo, ma se lei fa un decreto che accetta una concessione e quindi fa firmare un contratto ai suoi dirigenti, quel contratto trentennale fatto dal governo Berlusconi non lo togli giù nemmeno con le cannate. Sto parlando dei pedaggi, non sto parlando delle castronerie, sto parlando dei pedaggi. Sta dicendo una castroneria perché i pedaggi sono in quel contratto. Quindi, mi scusi, è impossibile modificare la normativa sui pedaggi da parte di un governo. Va bene, la normativa sui pedaggi, se è oggetto di un contratto, dice il mondo del diritto, la cambi soltanto in presenza di che cosa? Di una inadempienza. Allora, se Autostrade, come molti di noi pensano, è responsabile, è giusto che paghi Autostrade, come pure dice va bene. Attenzione però, scusi, questo è l'ultimo punto. Sì, ma rapido. Mi scusi, vorrei che i cittadini comprendessero questo passaggio. È molto facile giocare sulla paura della gente e dire io cambierò tutto e poi non avere gli strumenti tecnici. Il decreto Genova è la dimostrazione della loro cialtroneria, perché hanno detto, suscitando le ole, noi andremo a modificare tutto, e poi non lo possono fare, perché i tempi della giustizia devono essere rispettati. Chiaro. E in un paese civile bisogna che prima il magistrato dica chi è colpevole, e poi a quel punto si interviene sui contratti, facendoli pagare i danni. Voglio andare avanti, abbiamo questa pochissimi minuti. Tra il bar dello sport e la politica. È chiaro. Renzi, voglio sapere, però mi deve rispondere in modo telegrafico, che differenza c'è tra la sua rottamazione delle cartelle e la pace fiscale del governo Lega 5 Stelle? Sempre condoni sono? Noi non sappiamo che cosa sia la pace fiscale. Provo a dire quello che ho letto sui giornali, perché ancora non è stata fatta, è una proposta, una premessa. Se è quello che si legge, la rottamazione delle cartelle significa tu non hai pagato le tasse, ti è arrivata Equitalia, ti fa pagare le tasse e una botta pazzesca di interessi. Il mio governo ti ha ridotto gli interessi, cioè paghi tutte le tasse, ma non paghi le sanzioni di mora vergognosa. Scusi Padellaro, prendo lei come esempio. Padellaro invece, arriva il governo Salvini, Di Maio,
E Padellaro non ha pagato. Prendo un altro esempio. No, la faccio allora, sempre la Gruber. Prenda Gruber. Lei ha fatto la stessa cosa. Qual è la differenza? Dice Salvini. Dice, perché per il momento non ha fatto niente. Quanto devi pagare? Non me ne frega niente delle sanzioni di mora. Dammi il 10% e non se ne parla più. La differenza è che la nostra rottamazione delle cartelle è uno sconto sugli interessi. La pace fiscale al 10% significa dire agli italiani che hanno sempre pagato le tasse questa frase: voi siete scemi. Sono stato chiaro? Dei poveri se pezzi, noi diciamo sì, che quelli che hanno fatto il, e spero che su questo, penso che su questo Padellaro sia d'accordo con me, almeno su questo, noi abbiamo una dinamica nella quale se tu paghi meno interessi è corretto, se tu paghi il 10% è chiarissimo. Stai dando il messaggio che essere onesti non conviene. Voglio sapere cosa pensa del decreto sicurezza e immigrazione. Lei pensa che ci siano i presupposti perché il Presidente Mattarella non lo firmi? Questo presentato ieri da Salvini? No, aspetti. Serietà istituzionale vuole che il Presidente della Repubblica non lo mettiamo in mezzo mai. Se il Presidente della Repubblica ritiene di firmarlo vuol dire che va firmato, punto. Io però non l'ho letto il decreto Salvini perché non c'è ancora quello di Genova, quindi si legge sui giornali, oggi ho letto anche sulle agenzie, per esempio c'è un articolo che riguarda le società di calcio. Ora io sono un tifoso della Fiorentina e stasera non guardo Floris ma guardo Fiorentina-Inter. Però che c'entrano le società di calcio con il decreto sicurezza? Minore, insomma. Va bene, insomma, dobbiamo aspettare di leggerlo. No, voglio ricominciare una... Devo andare avanti. L'ha detto lei stessa, che non l'abbiamo letto. Devo andare avanti. L'articolo 41 dice... No, l'ho letto sul sito di un tifoso della Fiorentina. Renzi, ascolti, abbiamo tutto il capitolo della sinistra, del Partito Democratico. La domanda sulla sicurezza, la risposta è... Salvini sta utilizzando la questione della sicurezza come una bandierina per prendere consenso. Ho l'impressione che la sua politica di riduzione dell'arrivo dei migranti sia una politica che in realtà ha fatto Minniti e non lui. Perché lui stia godendo dei risultati di Minniti. E adesso poi vedremo c'ha un cosa atteggiamento succederà. Che io invece contesto, che è quello di sequestrare 18 donne sulla su 12 donne sulla nave 18, tutte violentate, tutte eritree. Io quello lo trovo disumano. E anche se fossi, anche se rimanessi con tre persone avanti. Basta, dico che Salvini nell'avere 12 persone ferme sulla 18 dopo essere stato violentato si è comportato in modo disumano. Abbiamo capito. Posso essere anche solo a dire, io voglio tornare sul Partito Democratico che perché è uno dei mondi dove voi avete perso consensi è quello della scuola, come ci ricorda adesso Paolo Pagliaro, guardi. Non ha avuto grande risalto l'ultimo rapporto dell'OCSE sulla scuola con i suoi dati poco lusinghieri per l'Italia. Tra i paesi menzionati nel rapporto, la spesa totale per istruzione varia dal 16% di Brasile, Costa Rica, Indonesia, Messico, Nuova Zelanda e Sudafrica, a meno dell'8% di Italia, Repubblica Ceca, Ungheria e Russia. Per la verità, tra i paesi europei l'Italia è ultima, con un livello di spesa pari al 7,1% del totale della spesa pubblica. In termini di PIL, destiniamo all'istruzione il 3,6%, mentre la media OCSE è del 4,8%. Come documenta l'Istituto Cattaneo, negli ultimi decenni il nostro Paese ha speso sempre meno per la scuola e non si può quindi dire che ciò sia stato il frutto di una particolare politica di alcuni governi. Il disinteresse peraltro traspare non solo dai numeri. Nel contratto tra Lega e 5 Stelle alla scuola sono dedicate poche righe, in cui sostanzialmente si smontano le riforme del governo precedente. Alternanza scuola-lavoro, Invalsi, chiamata diretta degli insegnanti. Ma il problema della formazione a tutti i livelli, dalla scuola primaria fino all'università, è di fatto scomparso dall'agenda, come lamenta l'appello diffuso da un nutrito gruppo di filosofi e docenti. L'appello, firmato tra gli altri da Adriana Cavarero, Umberto Curi, Donatella Di Cesare, Sergio Givone, Francesca Rigotti, Carlo Sini, auspica una mobilitazione generale di intelligenze ed energie, interne ed esterne al mondo della scuola, perché è nella scuola che si preserva quella ricca e diversificata tradizione di pensiero che rappresenta l'identità culturale del nostro paese e dell'Europa. Ora messa a repentaglio, come scrive Massimo Cacciari, da un pensiero unico intriso di rancore e di risentimento. Senatore Renzi, chi è il suo candidato per fare il Partito Democratico e sicuramente lei non si candiderà? Il mio ciclo si è chiuso alla guida del PD, io farò altro, a cominciare dalla stazione Leopolda 19, 20 e 21 ottobre, interventi nelle scuole, iniziative con i giovani, io non sono della partita.
Il candidato che io voterò lo vedremo quando ci saranno, quando sarà chiara la data. Posso darle un nome? Posso darle un nome? Sì, mi dia un nome. Io, siccome il congresso è già iniziato, anche se non sembra, è iniziato con il primo congresso casualmente la Toscana, io ho votato nella fase dei circoli e voterò convintamente alle primarie toscane del 14 ottobre per Simona Bonafè, che è la candidata di un gruppo di amici storici alla guida del PD quindi Toscano. La candidata di Renzi è Simona Bonafè, attualmente europarlamentare. Candidata alla, alla guida del PD toscano. Per la guida del PD nazionale... Ma no, mi stavo chiedendo del PD nazionale. Pensavo che avesse avuto questa brillante idea di candidare una donna per il PD nazionale. Sono contento che lei sia contenta della candidatura di Bonafè. Ce ne sono tante di donne che Zingaretti possono fare la segretaria. Bene. Zingaretti non mi sembra una donna. Ma andrebbe bene, visto che è l'unico candidato che è in campo finora? Io credo di no, sinceramente. Nel senso che la posizione di Nicola verso l'accordo con i 5 Stelle è molto ambigua. Per me il punto fondamentale è dire... con chiarezza, che noi non possiamo fare l'accordo con chi mette in discussione i vaccini. Dopodiché, se vincerà Zingaretti, io non farò quello che hanno fatto a me, quindi, il fuoco amico. Quindi questa scelta è quella che porterà Salvini a stravincere, perché non avendo voluto fare l'accordo con chi, sulla storia di Salvini, voi, lei, anche in prima persona, non fate altro che spianare la strada a Salvini. Guardi, è abbastanza sorprendente che lei dia la responsabilità di un accordo che vede insieme Salvini e Di Maio con un socio culto. Dovete farlo voi. Con un socio culto che si chiama Berlusconi. Perché Berlusconi è il socio culto di questo accordo. Rapido. Quando c'è da avere bisogno dei voti sulla RAI, con FOA, sul Senato, sulla Camera, arriva sempre lui. Padronissimi di non fare l'accordo con 5 Stelle, ma non vi lamentate poi se Salvini stravince. Ma non, guardi che io non soltanto non mi lamento, ma faccio una battaglia, siccome i valori di Salvini sono antitetici ai miei, perché Salvini perda. Io combatto contro Salvini. Va bene, non mi ha detto il punto per il PD nazionale, devo chiudere. Il punto fondamentale è che Salvini e i 5 Stelle vanno d'amore e d'accordo da una vita. Non ve ne siete accorti voi, ma Salvini e i 5 Stelle vanno d'accordo sullo stesso approccio demagogico, sullo stesso taglio sull'immigrazione, sull'atteggiamento superficiale. Scusi, Renzi, lo dica a Di Maio. Renzi, siccome adesso do la linea a Giovanni. Io sono orgoglioso di non aver fatto l'accordo. E vi tolgo l'audio, se non. Devo salutare, devo dare la linea a Giovanni Floris. Io stasera andrò anch'io a un certo punto da Giovanni Floris e incontrerò Bersani, al quale io vorrei recapitare un suo messaggio. Mi dica. Uno, se nell'ampio fronte antisovranista che si potrebbe creare in vista delle elezioni europee c'è posto anche per Bersani e l'EU o no? Sì o no? Guardi, questo dibattito lasciamolo al nuovo segretario del PD. Sì o no? Io dico solo una cosa a Bersani, D'Alema e l'EU. Hanno fatto la guerra a me. Non dica Bersani. Hanno fatto la guerra a me quando ero Presidente del Consiglio e quando ero segretario con Gentiloni. A forza di fare la guerra a me... è arrivato Salvini con Di Maio. Hanno fatto la guerra al Matteo sbagliato. Basta con le polemiche interne. Io su questa discussione non apro più bocca. Ma spero che si capisca che aver fatto la guerra a chi stava facendo delle politiche di centrosinistra ha portato la sinistra radicale a non contare più niente, ad essere rilevante. E quindi lei non sarebbe per un PD, nuovo PD con un nuovo segretario che riapre le porte a Bersani e ai fuoriusciti? Guardi, fosse quello il problema. Posso dirle una cosa che forse la stupirà? Noi non abbiamo perso le elezioni a sinistra. Noi abbiamo perso le elezioni al centro. Se lei guarda i numeri... No, il PD, non voglio l'analisi... Il PD ha preso una batosta, come è noto. Ma se lei somma PD, l'EU e il centro-sinistra, fa più o meno la stessa cifra del 2013, del 2009. Voto ai 5 Qual è Stelle il concetto? Il concetto è che noi, rispetto al 2014, abbiamo perso il voto moderato e dovremo recuperarlo se vogliamo tornare a governare. Va bene, e dovete trovare un'unità sull'analisi della perdita delle ultime elezioni. Grazie Matteo Renzi, buon lavoro finalmente. E forse parlare del futuro. Grazie Antonio Padellaro, grazie spettatrici e spettatori. Linea Giovanni Floris al suo di martedì e noi come sempre ci vediamo domani.